Allora, spiego più o meno come quello che ho imparato, diciamo, per la colorazione. Allora, per prima cosa i pennelli, nuovo livello, e uso il pennello base, quindi niente pennelli strani, lasciate perdere quello che c'è qui, non c'entra niente. Dimensione e durezza sono importanti, opacità e la pressione, il flusso, questo qui è per fare tipo un effetto. Come si chiama l'areografo? E questo qui è per lo spessore della linea. Quindi, facendo così, io adesso ho messo l'opacità, ho il flusso a basso e questa è durezza, diciamo, minima. Per line art di solito faccio così, con il flusso al massimo. Così. Ho sbagliato qualcosa? No. Ok, in questo modo. Praticamente se io faccio una linea più sottile, la mia è più sottile, se io calco mi viene più pesante. Per colorare io parto con vabbè, colore base, ovviamente riempimento, poi dimensione un po' più grandina, a seconda poi dell'elemento che vado a colorare, abbasso la durezza un bel po' e anche il flusso. E seleziono questo qui che è per la trasparenza, diciamo, e viene così. Ok. Calcando di più si vede di più, calcando di meno è più leggero. E questo mi serve perché per poter blendare i colori insieme. Per esempio, se io prendo il viola, per esempio, e voglio mettergli l'ombra, facciamo un'ombra un po' più sul blu. Ok, dove vai? Ogni tanto mi schiaccio per sbaglio il tasto dell'Abiro e vado a quel paese. Ok, facendo così la cosa è più leggera, quindi diventa una metà tra questo colore e quest'altro colore. Quindi con il contagocce clicco in mezzo e ho il colore di mezzo, diciamo. Però con questi due colori si vede poco, vero? Avrei dovuto fare con due colori un po' più. Ecco, così. E in pratica io ho blendato il colore. Più è, diciamo, meno c'è durezza e più il colore diventerà omogeneo. Faccio con due colori che sono abbastanza diversi l'uno dall'altro. Faccio così. E poi un verde, per esempio. Italia? No, ok. Vado più leggero. Devo stare leggera per riuscire a blendare bene. Comunque, in teoria dovrebbe diventare omogeneo il colore. Poi io sono un po' imbranata, quindi scusatemi se faccio schifo. Ok, e più invece è duro, diciamo. Così, durezza al massimo. Prendo il blu. Ok. Vedete che c'è un colore in mezzo? Faccio di nuovo finché non si sono amalgamati, rimane comunque più, si vedono comunque di più le linee. Io adesso ho tenuto anche il flusso e ho cannato un'altra cosa. Vabbè, il senso si è capito più o meno, poi uno ci deve arrivare un attimo con la pratica. E poi che altro? Ah sì, la differenza con il flusso. Tolgo questo con il flusso al 100% e al 37, per esempio. E l'areografo. Rimetto il flusso. L'areografo dà più un effetto a velatura. E vabbè, poi questo qui e basta. Poi io di solito parto facendo un'ombra grande, quindi come avevo fatto vedere con dimensione un po' grande, durezza minima e togli questo, con questo selezionato faccio l'ombra grande, poi avvicinandomi sempre di più ed facendo sempre più nel dettaglio, il pennello si rimpicciolisce e anche la durezza la sposto un po' più in là. Non la sposto quasi mai così perché diventa troppo, diciamo, per quello che sto facendo, però il senso era quello. E penso di aver detto tutto. Ovviamente ci vuole una tavoletta per fare questa cosa perché sennò questi effetti non sono possibili.
E non ho letto un cavolo di quello che avete scritto perché ero impegnata a cercare di riordinare le idee mentre spiegavo, quindi adesso leggo tutto. Ho tolto la parte giusta, vero? Ok, quindi stai con la tavoletta? Sì. Anche con Lightroom. Oddio, non so usarlo Lightroom, quindi non so se è possibile, però penso di sì, perché tutti i programmi dell'Adobe sono più o meno calibrati per questo genere di cose. Un'altra cosa carina che avevo fatto vedere riguardava la scelta del colore. No, Cortana. Vabbè, la scelta del colore, cioè invece di andare solo in questa direzione, si può andare anche in questa, o addirittura sfruttare queste di fianco, che ti possono portare il colore, per esempio, verso il blu, verso il giallo, e via discorrendo, per magari trovare una tonalità un po' più interessante nel colore. Questa cosa qui la uso anche nella grafica. E un'altra cosa che avevo fatto vedere erano le luci, quindi partendo dal pennello, e luce soffusa invece che normale, l'opacità sempre è messa così, di solito la tengo bassa la durezza, ok? La grandezza sempre a seconda della parte che andiamo a dipingere. Io qui ho, dove sono? Qui dove c'è la gonna, ho bloccato con questo tasto i livelli. In questo modo, se io vado a colorare qui, per esempio, non si vede niente. E praticamente abbasso l'opacità perché dopo diventa troppo. E colorando, do, diciamo, degli effetti, do più luminosità. Se io cambio colore, per esempio, voglio che abbia delle luci blu. Vedete che piano piano cambia colore, poi dipende anche dall'opacità, insomma, dal colore scelto e tutto il resto. Ora tiro via queste cose perché questa è una cosa da fare alla fine. Ok, torno su. Dove stavo facendo? Stavo facendo il vestito qui sotto. Faccio magari un altro pezzo così faccio vedere l'esempio pratico. Vado sul busto qua, che dovrebbe essere sempre lo stesso, sì. Allora, io non sto usando la line art perché voglio provare senza, quindi prima di cominciare vado dimensione, durezza al massimo, dimensione 15 va bene, togli questo qui e attivo questo. Flusso 100%, opacità 100%, normale. Ok, no, stesso colore. Ho sbagliato qualcosa, perché mi dà ancora. Ok, e vado praticamente a sistemare. Ma ho sbagliato. Togliamo il trasferimento, facciamo meglio. Così, rifinisco. In modo che sia dritto. Se c'era la linear art, questa parte non era necessaria, però la rifinisco com'è. Qui mi sono accorta che ho fatto un errore, quindi dopo lo correggo bene. Perché questo va verso l'alto, invece deve andare dritto. Facciamo così. Sarà questo, sì. No! Allora, dove ero qui? Sì. Io ho separato i livelli per colore. Normalmente si separano per oggetto, diciamo, che stai colorando. Per esempio, uno per i colori, uno per i capelli, uno per gli occhi, uno per. È più facile così poi per le ombre. Torno un attimo sul viola. Ricoloro qua. Ora dovrebbe essere dritto. Sì, va bene. Allora, ero qui, blocco i livelli, siccome l'ombra l'avevo già scelta qui sotto, la vado a riprendere. Ok, per fare ciò ho bisogno di avere in mente dove sono le mie luci e le mie ombre. Non nasconderò che io vado a caso, sono ancora nella, come si dice? Sperimentazione. Quindi piano piano imparerò anche a far bene quello. Ok, partiamo dal largo. Sto un po' leggera.
più largo ancora, prendo il colore da qui che è un intermedio. Così, più o meno. Sì, dovrebbe, è per la contest, per un contest di YouTube, il tema della Sailor Mars. Solo che a me fa schifo il vestito di Sailor Mars e di tutte le guerriere Sailor, quindi l'ho un po' cambiato, anche perché mi sembra che era tipo nel contest di dover un po' andare di propria fantasia. Se poi non va bene me lo tengo come si dice? Pratica. Ho sbagliato. Ok. C'erano altre parti di questo colore già che ci sono. Qui sotto, ok. Allora, prendo il colore scuro. Vado sul rosa, magari. Rimpicciolisco, lascio la durezza un po' così così. Non ho cambiato il colore? Troppo rosa. Sì, c'eravamo sopra prima, solo che io non mi ci trovavo bene a stare sia su Discord che su coso. Ogni tanto ci scriviamo, però quando di solito ci scriviamo tipo... Che fate, salite? Perché non nessuno penso abbia l'app e quindi dobbiamo per forza aprire l'applicazione per... E l'ora. Perché qui era più scuro? Lascio scuro. Meno. Così si blende un po' meglio. Di quel poco che ho capito io, diciamo che il segreto è riuscire a capire dove fare dove fondere i colori in modo più omogeneo e dove invece fare una cosa più netta. Netta o netta? Io devo ancora capire bene come funziona. Piano piano ci arriverò. Chi è? Purtroppo è un tema di merda, perché ho visto che ho cannato il tema dei vichinghi, delle sirene, tutti i temi interessanti e mi è capitato questo perché ho detto, quando ho scoperto il gruppo ho detto, ah, vediamo cosa c'è, Sailor Moon, bene. Ho visto che molti hanno scelto di mettere, diciamo, visto che ha a che fare con i pianeti, di mettere tipo la versione astronauta, però l'hanno fatto già tutti ormai. Sì, lo so chi sei. L'avevo già capito. Mettici la barretta, Mars. Ci metto lo sneaker, perché sono...
perché devo essere. Devo differenziarmi. Bene, ho fatto un poccio. Forse da più lontano riesco a vedere meglio. Ma quindi vi siete loggati con due cose diverse? Cioè, voi due siete nella stessa stanza e mi state scrivendo qua. Niente pizza. Perché niente pizza? Per la Bea niente pizza. Siamo in due case. Ah, ok, adesso ha senso. Perché non riesco a prendere il colore più scuro? Mannaggia l'anima. Vado più scuro ancora. Questa parte qua. Ok. Anche qui do la luce. Notare che mi è venuto del colore di un colore totalmente diverso, ma vabbè, ormai quel che fatto è fatto. E vado avanti con. Facciamo la pelle, dai. La pelle. Togli questo. Mi piace il concept del vestito. Mi sono ispirata un po' ai samurai, quelle cose lì, visto che questa qui è tipo una specie di. Se non ho capito male, è una specie di. Come si dice? Lapsusone. Sacerdotessa, ecco. Banana divina. Non ti sei persa quasi niente. Rifinisco il bordo, almeno peggio, aggiungerei. Do. Che brutto, sembra il disegno di un bambino scemo. Di un bambino spastico. Do. Ciao Nikki, ci sentiamo, ci vediamo dopo, forse. Troppo avanti. È normale, una cosa che non ho ben capito se sono io che sono scema o cosa, ma il mio Photoshop, se io faccio Ctrl X me lo fa soltanto una volta, è normale sta cosa? Cioè, mi vale. Vabbè, dopo sistemo. Mi vale solo per una modifica. Cioè, per esempio, se io faccio due linee e faccio Ctrl X, lo faccio una volta sola, se no mi torna indietro e mi rimette attiva quella modifica che avevo rimosso. L'hai fatta la stronzata, Dari? Sì che l'hai fatta. Di colorare i capelli dove ci andava la pelle. Allora, qui ci va solo la pelle. Ok.
troppo curvo. La parmigiana di nonna, aiuto. Per me niente. Cioè, voi tutti qua che vi abbuffate, io mi sono mangiata gli avanzi. Che cattiveria. Devo premere anche un altro tasto per andare indietro di più modifiche. Ciao, Lau! Comunque. Ok. Ce la posso fare. Mi sento emozionata. Ci sono tanti disegnatori qua che mi stanno guardando. Io sono una totale frana incapace, quindi mi sento un po' la pressione addosso dell'incapacità. Quindi siate gentili con me, per favore. Vabbè, ma mi hai portato Mastro Fabio, porca miseria, adesso mi sento a disagio. Se, oddio, vado a nascondermi, basta, quitto dal mondo. Vediamo se riesco a farlo sto collo. Abbasso la Terry, sì, abbasso, arrogo, uccidiamola. Dopo la pizza però. Vabbè che la pizza non la faccio io, quindi potete anche uccidermi subito. Questo non avrei dovuto dirlo, vero? Ok, blocco di nuovo. Con la pelle mi hanno insegnato ad andare verso la saturazione piuttosto che verso... Quindi facciamo tipo così. Forse un po' troppo così. Vediamo subito. Durezza zero. Può andare magari un po' più... Un po' più sul rosa forse. I mortacci stracissimi suoi. Così. Buono. State buoni. Appena accorta di aver cannato altre cose, va bene, perfetto. Dai che sbaglio. Mi dovrei abituare a usare il tasto del coso per il pennello, ma non ci riesco ad abituarmi. Non riesco ad abituarmici. Dovrebbe essere questo tasto qui. Ah sì, questo tasto qui. Vabbè. Ecco, ora sbaglio tasto, bravo. Questo. È troppo su per le mie piccole ditina. Rosy Gray, togli il blocco e vai a cancellare un pochino. Ritorna sulla pelle e rimetti a posto. Testa di cavolo. Non ho bloccato. Ok.
guardare se ci sono la pizza, ok. Li leggo anche dopo molte ore di... Probabilmente gli ultimi... I prossimi messaggi li leggerò a luna. Ok, uno ancora più scuro. E andiamo sui propri bordi. Forse questo è un po' troppo, però. Viva le ombre a caso! Qui la devo fare più netto, ovviamente. Qui è passata la parrucchiera Bea. Lo disegni con le ombre. Adesso lo faccio. No, ce l'ho nel line art il naso in realtà. Qua. Dopo piano piano vado a rifare tutto. Adesso sto disegnando soltanto le ombre della pelle, quindi mi baso sulla posizione del naso per più o meno per impiazzare delle ombre un po' così. Poi quando avrò disegnato il naso le andrò a rifinire per bene. Sì, sì, bravo, scalda la parmigiana. Mi consolerò con i miei avanzi. Oh, bello. Togli la durezza. E allargo un po' il pennello. Quando vedete che fa le righette vuol dire che avete o sbagliato la dimensione o sbagliato la durezza del pennello. Questo ho sbagliato proprio il colore. Ok, facciamo un'ombra qui nella zona. Mi assento per pappare. Buon appetito. Anche a me scoccia cucinare alle volte. Dipende cosa cucini. Se stai cucinando gli avanzi, che due coglioni. Se stai facendo qualcosa di particolare, allora evviva. So che la scelta musicale non è delle migliori, ma posso fare altrimenti. Vuoi un panino con la sorpresa? Non lo so, da te, guarda, non so che sorpresa aspettarmi, quindi prima dimmi cosa c'è dentro, poi magari... Sorpresa.
Allora io passo, grazie. Ho paura. Sì, se lo scrivi con gli spazietti ho ancora più paura. Oh, che ho fatto? Ah, oh, ho rimosso i calzetti. Mi sono accorta che manca. Pezzetto qui. Ah, là sopra. Scusate, non avevo letto bene. La soppressa, scusate. Andrò. È colpa di Panon, se lei che ha una brutta influenza su di me e mi fa diventare dislessica come lei. Ha soppressata. No, non li so fare gli accenti. Probabilmente sulla mia tomba ci sarà scritto: era un essere umano imbarazzante. Devi metterci più H. Anche nello scritto si deve capire. Prosciuttella. Ma che faceva? La pizza buona. Vabbè, l'importante è quello. Magari mi guadagni un posto in paradiso come aiutante pizzaia. Poi non la faccio io la pizza, la fa Joe. Quindi magari sul suo ci viene scritto così. Ok. Cos'è quella riga di merda lì brutta? Via, via. Subito. Ti ordino di rimuoverti. Per ora sto piazzando soltanto le ombre. Le luci dopo. Dopo dovrò tornare soprattutto per fare tutte le luci. Ho sbagliato colore. Non so mettere le coppie. Le doppie, ok. Do. No, non l'ho fatto in mutande. Volevo mettere un pezzo di stoffa in più per non aver la gonna. Perché ha la gonna un po' troppo corta. E allora non volevo che fosse additata come bagascia. E allora ho detto: vabbè, aggiungiamo un pezzettino di stoffa così a caso. E dai, è che continuo a fare così con la dimensione invece che qualcosa. Sempre colore. Stupido click con penna.
davanti. Direi che magari mi fermo qua per stavolta perché mi fa male il braccio. E ho salvato, così sono sicura che non l'ho perso.